Mister Tommaso Napoli, importante conquista dei tre punti al Nino Vaccara contro l'Unione Sportiva Mazara 46. Diciamo che per il nostro cammino sono stati tre punti fondamentali e importanti, soprattutto contro una squadra che sta facendo un grande campionato, è la terza realtà del torneo. Siamo stati anche bravi a capitalizzare, potevamo chiudere la partita forse anche prima, soprattutto il primo tempo, però la Mazzarese non è mai stata, come dire, mai doma e ha sempre lottato su ogni pallone. Però penso che oggi i miei ragazzi sono stati bravi ad interpretare la partita dal primo al 95esimo. Non posso fare che i complimenti, è quello che chiedo e che chiedevo già da alcune settimane, perché abbiamo fatto anche delle prestazioni buone contro lo Sciacca, contro il Favara, e non siamo riusciti ad ottenere quello che era un risultato positivo. Per cui volevo la continuità dei risultati e ci sono riusciti in un campo difficile, perché penso che la Mazzarese non abbia mai concesso niente a nessuno punti qui in casa. Mister, abbiamo visto che i suoi uomini hanno aggredito soprattutto il centrocampo, creando superiorità numerica, cercando di aggredire il portatore di palla, soprattutto Ferraù. Questo probabilmente lei sapeva delle assenze al centrocampo e quindi la possibilità, perché abbiamo visto che la sua squadra su vie centrali, sul corridoio centrale, ha trovato i varchi giusti per portare, diciamo, gli attacchi molto pericolosi. Da premettere che non sapevo delle mancanze di alcuni pezzi importanti della Mazzarese. L'ho saputo quando ho visto la formazione. Quando tu regali e non ci sono uomini come Miguel, come Licata che era squalificato, era rientrato oggi, no, Giardina, che è un altro componente importante, però è rientrato oggi. Diciamo che noi giochiamo sempre cercando di aggredire l'avversario nell'uno contro uno, non perché mancava qualcuno a centrocampo o perché mancava Licata, è un po' la nostra prerogativa, il nostro modo di giocare, e soprattutto io penso che il calcio moderno, ma soprattutto il calcio adesso, è cercare di aggredire sul portatore palla. A parte che penso che mi conoscete già anche da qualche anno a questa parte, lo facevo già anche quando ero qui con il Mazara, dove giocavamo molto di intensità e di velocità, e i miei ragazzi oggi sono stati bravi a cercare di alzare i ritmi, di aggredire, e ripeto, siamo stati anche sfortunati, perché in alcune occasioni è stato bravo il portiere, in alcune occasioni siamo stati meno bravi noi, potevamo anche chiudere il primo tempo con qualche gol in più, invece l'abbiamo sempre lasciata aperta, e contro una Mazzarese che ha degli elementi importanti, perché non è che si trova così per caso ad essere terza in classifica, non puoi mai abbassare la guardia. Che importanza ha questa vittoria odierna, considerato che voi state lottando per la salvezza e per stare fuori dai play-out? Io sono convinto che, soprattutto da quando che mi sono insediato, ogni partita per noi è una partita fondamentale. Soprattutto che, non so gli altri risultati, però voglio dire, sotto non è che stanno camminando lentamente, stanno viaggiando a ritmi diversi rispetto alla prima frazione di campionato, per cui non possiamo mai abbassare la guardia. E come dicevo la settimana scorsa in un'intervista dopo la partita con il Geraci, noi siamo, o almeno fino alla settimana scorsa, in una classifica che non eravamo né carne né pesce. Eravamo a tutti i punti dalla zona play-out, a tutti i punti dalle zone un po' più tranquille. Non so i risultati di oggi, però preferisco sempre fare leva su quelle che sono
i nostri numeri, le nostre giocate e soprattutto possibilmente i nostri risultati, senza pensare a quelle che fanno gli altri. Perché se pensiamo a quelle che fanno gli altri e non facciamo risultato noi, significa che ci perdiamo e casciamo in avanti e facendoci male. Mister, una curiosità, negli ultimi minuti, l'ultimo quarto d'ora ha chiamato Cossentino vicino, insomma, le ha dato dei consigli, possiamo sapere ora che le ha detto? No, essendo che ho dei giocatori anche importanti ed esperti, ed ancora eravamo lì in una partita dove la Mazzarese ancora non aveva mollato, forse se facevamo il 3-0 con Ricciulli, con Sheriff, con può essere che magari potevamo essere un po' più tranquilli a 10 minuti alla fine. Ma con una Mazzarese che ha giocato poi a trazione anteriore, non puoi abbassare la guardia. L'unica cosa che io ho chiesto, lo posso dire tranquillamente, ho detto al mio capitano, al mio giocatore, perché il capitano è Cerniglia, essendo che era un po' più vicino, l'ho chiamato a me dicendogli che quanto era importante oggi vincere qui a Mazzara, ottenere 3 punti, che non erano 3 punti, ma dal mio punto di vista ogni vittoria, soprattutto contro squadre importanti, diventano 6 punti. Allora ho detto ancora un po' più di sacrificio, ancora un po' più di cattiveria agonistica, ancora di più dobbiamo lottare, perché vincere oggi qui sono punti importanti. Pagherà la pizza dei tuoi giocatori? È quello che alla fine della partita, siccome avevamo scommesso che se perdevano loro, pagavano loro, se perdevamo pagavano loro, se vincevo pagavo io. Per cui la pago anche ben volentieri.